Sono 3 volte che mi viene in mente, non lo dico e lo riperdo. Ti rendi Ma in conto 2 quanto sono secondi. bruciato? Bentornati sul canale di Wait Vape. Oggi, come avete visto dalle immagini, vi recensiamo una combo fatta da noi. Ovvero, non fatta da noi, fatta, cioè, da, fatta, nel senso, fatta da Vapefly assemblata da noi, assemblata da noi, perché volevamo portare la recensione sia di uno che dell'altro, sia della base che dell'atom. Quindi abbiamo deciso di metterli insieme e farli in un'unica recensione. Abbiamo visto che si sposano anche bene. Assolutamente sì, in questo caso, come potete vedere, abbiamo la Joyetech Silk 80 watt con una batteria da 2800 mAh integrata. La ricarica si effettua tramite la presa micro USB, ha un'erogazione da 1,80 watt, come dicevo, e monta il classico circuito Joyetech, più volte utilizzato anche sulla... Abbiamo visto come sono bravo a indicare? Ho fatto un corso? Sì, proprio visto. Questo circuito è utilizzato anche sulla Iliaf High Power e non perde mai un colpo, devo dire la verità. Quindi è già una garanzia che ci abbia questo circuito. Come vedete la box, e come avete visto appunto dalle immagini, è una box che viene ricoperta di questo materiale gommoso su tutti i lati. Senz'altro farà sì che la box, anche con degli urti, dà un'idea un attimino più di solidità, di solidità, di robustezza. E senz'altro penso, a mio parere, che difficilmente vi si rovinerà. Proviamo, mettiamola sotto. È disponibile anche in un'altra colorazione, che in questo caso è rossa e nera, come vedete. Che a me non dispiace, è bella. Più, diciamo che questa fosse un attimino più sobria, questa qua è un questa attimino è più... Sì, un po' più ignorante. E sopra abbiamo montato appunto abbiamo montato il Galaxy di Vapefly, un atomizzatore che sto usando da parecchio tempo. Non pensavo di portarlo sul canale perché, non lo so, avevo la testa più su altri atomizzatori e altre cose, però alla fine ho deciso ne vale veramente la pena. Sì. Perché? Perché è un atomizzatore rigenerabile di basso costo, perché comunque si parla all'incirca sui 35 euro, 34, insomma più o meno il costo di un Nautilus 2. Ha una resa... È un po' un Frankenstein, nel senso che magari nella parte superiore può ricordare un attimino il Vandy Vape Berserker. Ha la rigenerazione fatta tipo il Siren V2, ma non ha il pescaggio del liquido fatto con i batuffoli di cotone che cadono direttamente nel serbatoio, ma vi sono dei fori per l'alimentazione del liquido. Hai regoli per cambiare l'intensità e la durezza del tiro, il passaggio appunto dell'aria al di sotto della coil. Vengono cambiati cambiando, togliendo una brugolina, sostituendoli si può cambiare effettivamente il tiro, renderlo più aperto o più chiuso. E poi ha la particolarità della regolazione dell'aria grazie a delle rotelle poste su due lati, uno da una parte e uno dall'altra, che con i numeri romani ci indicano il tipo di foro che abbiamo selezionato per l'aria, se è uno o due, o di là 3 e 4. Quindi da una parte abbiamo la parte quella più sì, piccola, insomma con i fori più piccoli, sì, mentre dall'altra abbiamo i fori sono più grandi. È proprio scritto in piccolo, magari in camera non si vede, fidatevi, c'è. E che dire, allora parliamo della box prima di tutto. La box è carina, molto leggera e deve piacere, perché comunque lo stile integrata è particolare. Sì, questo l'abbiamo detto. E una cosa che ho notato della box, che è veramente molto carina, sono i tasti. Si cliccano veramente molto molto bene. Sì. A differenza di tante altre box che magari il tasto è un po' gommoso, che poi, quindi no, poi non ballano. Non ballano, sono belli fissi, sono belli fissi, hanno si una bella premono cliccata. Bene, sì.
Niente, sulla box non c'è nient'altro da dire. La No. gestione della batteria devo dire che è veramente ottima, perché io a 18-19 watt ci ho svapato 5 giorni di fila con sopra questo, Poi quindi è devo dire, devo veramente essere ottimo. sincera, sincera, Deve scusa, essere sincera. devo essere sincera, nonostante abbia la batteria è molto leggera. Si può ospitare fino a 24 mm, ma se vogliamo esagerare possiamo montare anche un 25, sborderà leggermente da questo lato. La scatola dell'atomizzatore è un'ottima dotazione di serie. Monta, cioè all'interno ovviamente c'è l'atomizzatore, poi c'è anche il vetrino questo qua bombato, che porta la capienza da 3 ml a credo Sì, 5 ml. penso più o meno, sì. Io vi dico la verità, non l'ho usato perché secondo me una giornata la fai proprio tranquillamente. Io ho provato a caricarlo anche una volta ogni 2 giorni, dipende l'utilizzo poi. Però nel giorno che l'ho utilizzato veramente Sì. tanto, io la giornata ce l'ho fatta tranquillamente, quindi non ho avuto il bisogno di dover montare No, ma questo qua anche perché fatto a poi bolla. guardandolo così, con questo vetrino qua, su questa box, viene fuori proprio bello. Sì. In linea con questo qua invece sborderebbe un po' fuori, magari se dovesse cadere, la prima cosa che toccherebbe sarebbe il Come vetro. tutti gli atomizzatori con il vetro Secondo a bolla. me va bene così. No, Sì. Beh, comunque 3 ml non è male come capienza. assolutamente, cioè voglio Poi dire. viene dato un drip tip differente, viene dato, insomma, avete visto tutto nelle foto che vi ho fatto Nell'unboxing. l'unboxing. Comunque ci sono un sacco di spare part, un sacco di guarnizioni, la La brutola chiave, T. ci sono i regoli per cambiare, come dicevo prima, l'afflusso dell'aria. C'è una buona dotazione, quindi mi sento di promuoverlo anche soprattutto per il prezzo, perché essendo un atomizzatore con un prezzo da fascia medio-bassa, però ti sa donare l'aroma di un fascia Ha medio-alta. una resa veramente di E nota. non parlo a caso perché presto vedrete la recensione del Vapor Giant, che è un ottimo atomizzatore da guancia, e ve lo porteremo senz'altro, penso, settimana prossima. Adesso bisogna vedere quando pubblicheremo questo video qua. Comunque aspettatevi la recensione perché arriverà molto presto, Beh, e per tornare niente. sul pezzo, allora devo dire che poi anche la forma è bella, perché pur essendo semplice, Sì, rimane molto carino. inoltre rimane molto accattivante, i tasti si premono molto bene, mi sento di promuovere a pieni voti entrambi. Come resa mi fa piacere vedere che nonostante sia una single battery, anche se integrata, però come valori si parla come di una batteria singola. Ha una resa. Sì, beh, alla fine sono 2800 mAh. È tra una Sony VTC5 e una Sony VTC6 Quindi diciamo una come batteria e mezzo, diciamo. batterie, insomma, siamo lì. E si sposa secondo me anche molto bene con l'atomizzatore. Neanche farlo apposta, anche esteticamente, secondo me stanno molto bene perché riprende il nero delle linee. Trovate anche questa box in kit con un nuovo atomizzatore di Joyetech. Io per ora ho portato a casa solo la box perché avevo l'esigenza di portare in negozio una box piccolina, leggera e che non costasse Un capitale. un'esagerazione. Esatto, e che fosse un po', come dire, che vada bene un po' per tutto. E in questa qua avevo trovato, insomma, la quadra perfetta. Niente che dire, ragazzi, io mi Prendiamo i sento di voti. promuovere con un 9 la box e con un 10 pieno l'atomizzatore, perché è veramente veramente molto valido. È un atomizzatore che mi sento di consigliare a tutte quelle persone che sono entrate nel mondo dello svapo da poco e che vogliono iniziare a rigenerare, però con un tiro di guancia. È un ottimo tiro di guancia, ben regolabile, non lascia spazio a grossi errori sulla rigenerazione, anzi è molto semplice, a differenza di altri atomizzatori che costano E molto di che più. magari devi stare Bisogna star lì a avere più studiarli. accortezze. Con questo qua veramente basta mettersi lì, mettere dentro una resistenza, cotonarla decentemente e non si hanno grossi problemi. Non gli ho trovato difetti, ha un grossissimo pregio rispetto al Siren V2, ovvero essendo che la regolazione dell'aria è interna e non è esterna grazie a una ghiera che gira intorno al deck, non lascia spazio a condensa, perché comunque Sì. sia, essendo una ghiera che gira intorno a una parte fissa, Infatti quello asciutto. in quella parte lì, lascia sempre un po' di liquido, mentre questo qua, se voi lo andate poi a svitare e guardate sotto il deck è completamente asciutto. Asciutto.
ed è una cosa fantastica, vi lascia sempre sempre la box asciutta. Potete maltrattarlo quanto volete, ma se nei limiti del sì, però una volta avvitato sulla box non perde mai una goccia, non fa condensa ed è un'ottima cosa, anche perché per il prezzo che ha, ragazzi, veramente sì, è una cosa di nota. Noi che arriviamo da uno svapo di 4 anni, 5 anni, chi 6 anni, chi 7 anni, all'epoca c'erano degli atomizzatori che facevano veramente paura, nel senso che una volta che ti mettevi lì e li mettevi sulla box, ci facevi due passi, già iniziavi ad avere la gocciolina fuori. Questo io lo posso lasciare tranquillamente sdraiato in macchina così mentre vado a casa, non ho mai una perdita di liquido. È veramente ottimo, mi sento di consigliarlo. Gli do un 9,5 alla box e un 9,5 all'atomizzatore. 9,5, 9,5, a tutte e due. Come ho detto prima, sto su un 10 con questo perché ne vale veramente la pena. Ovviamente qualità-prezzo parlando, questo gli do un bel 9 perché per quello, per la grandezza che per mi aspettavo che magari avesse... Cioè, mi aspettavo, avrei voluto una batteria un pochettino ancora più grande, anche se comunque devo dire che a 18 watt ci ho fatto 4 giorni. Sì, probabilmente poi magari sarebbe anche costato di più. Sì, però sai, 2008 arriva a 5000 come l'iPower, sarebbe stata la nuovo must have. Sì. Così però per un tiro di guancia ve lo consiglio assolutamente perché per 4 giorni siete a posto, 18 watt. La recensione è giunta al termine, noi vi ringraziamo di averci seguiti. Se avete provato anche voi tutti e due, uno dei due, fateci sapere. Se avete domande, quesiti, dubbi, crisi esistenziali, scrivete al di sotto nei commenti che vedremo di rispondervi al più presto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sulle novità del White Vape e che dire ragazzi, stateci bene, abbiate un bello svapo sereno e ci sentiamo al prossimo video. Ciao! Ciao, ciao.